Agrigento, a Casa San Filippo, si è svolto il secondo incontro nell'ambito della quinta edizione della rassegna letteraria contemporanea, organizzata da Gero Miccichè, prodotta da Teleacras in sinergia con la rivista El Alef e la Casa del Musical di Marco Sabateri. Il giovane autore palermitano Isidoro Meli ha presentato il suo La mafia mi rende nervoso, edito da Frassinelli e incentrato sul tema della lotta alla mafia in Sicilia. L'incontro con Isidoro Meli sarà prossimamente in onda su Teleacras. Adesso alcuni interventi al nostro microfono. Isidoro Meli ci racconta La mafia mi rende nervoso. Di che cosa parla questo libro? Parla di la storia in due parole, è la storia di un ragazzo che viene preso dalla mafia a svolgere il lavoro del padre, cioè di portapizzini, in seguito alla morte del padre. E il ragazzo è muto perché ha trovato il padre morto e per lo shock è diventato muto, quindi è abbastanza a suo agio nel ruolo, almeno per la mafia a suo agio nel ruolo, e in realtà utilizzerà questo ruolo proprio per indagare sulla morte di suo padre e anche su altre vicende, ci sono svariati personaggi. Lo spunto di fondo è non tanto raccontare la mafia, ma raccontare il modo in cui la mafia viene raccontata. L'utilizzo eccessivo di retorica, di toni epici, la totale mancanza di chiaroscuri che servono a mio avviso ad allontanare dalla realtà. Per farlo cerco di utilizzare lo strumento del grottesco, la satira, il grottesco, la comicità. L'esempio è proprio questa assunzione del figlio a sostituire il padre, che avviene per una norma sindacale, perché immagino la mafia come una grande azienda italiana e quindi come qualcosa di estremamente inefficiente, pieno di scartoffi e burocrazia, tutto quanto conosciamo avendo a che fare con le aziende o con gli organismi pubblici in Italia. E anche questo utilizzare il ruolo di portapizzini e quindi utilizzare i pizzini, per esempio aprendoli, leggendoli, sostituendoli, è un modo per ironizzare su questo strumento che è stato mitizzato come uno strumento spettacolare, infallibile per trasmettere informazioni, mentre a me sembra un modo molto ridicolo per comunicare. L'ho detto anche prima, mi sembra una roba veramente da Topolino, da Banda Bassotti, quello dei pizzini, per cui utilizzarlo come nelle vecchie commedie, come uno strumento utile per la commedia degli equivoci, immaginare i pizzini che vengono scambiati per sbaglio, mi sembrava un buon modo per un buono spunto narrativo. Senti, cosa ne pensi della rassegna letteraria contemporanea? Allora, intanto è uno spazio fantastico. Quando ho saputo che presentavo il libro nella Valle dei Templi ero commosso. Mi è capitato di presentare il libro in ottimi spazi. Sono stato per Marina di Libri all'Orto Botanico di Palermo, ho presentato a Como in una splendida villa sul lago di Como. Ma la Valle dei Templi, non lo so, dopo c'è la Città Proibita o l'Alhambra, non lo so cosa mi può venire in mente. Quindi intanto è un luogo colossale. Poi è interessante perché comunque è un'occasione in cui viene dato ampio spazio a chi scrive per provare a raccontare appunto sfumature che magari possono interessare ai lettori. Sono spazi rari ormai, in Italia e in Sicilia non ne parliamo, figuriamoci, quindi massimo entusiasmo. Poi okay. Con la TV oltretutto, scusami, poi con la TV oltretutto, che è uno strumento fondamentale per provare a farsi conoscere, per provare a promuoversi, quindi felicissimo. Si conclude la seconda serata di Contemporanea. Gero Miccichè, che cosa mi puoi dire al riguardo? Cosa ne pensi? Il bilancio per me è straordinario perché noi abbiamo avuto questo, sai, Isidoro Meli, che per me
era già un grande autore prima di essere un autore, prima di pubblicare questo libro, perché io ho avuto modo di conoscere Isidoro, in realtà, ecco, ora svegliamo indietro le quinte, quando invitai per la seconda edizione di Contemporanea Vincenzo Latronico, e allora venne, trovandosi già in Sicilia, appunto Isidoro Meli, col quale abbiamo passato del tempo assieme, specie il giorno dopo, abbiamo portato Vincenzo Latronico a Torre Salsa, avere, diciamo, il meglio delle nostre zone, e quindi già mi resi conto dello spessore culturale di Isidoro prima di anche che lui scrivesse un libro. Già scriveva, ovviamente, ma aveva scritto racconti, era inedito ancora il suo primo lavoro. Adesso questo primo lavoro mi dà la conferma della grande qualità, non solo culturale e di pensiero, di Isidoro, ma per chi lo leggerà troverà riscontro una cosa che ho apprezzato. Io negli anni ho imparato sempre più a non prendermi sul serio, perché spesso in questo paese ci prendiamo troppo sul serio, specie su temi seri, e invece temi serissimi come la mafia vanno affrontati spesso e volentieri in questa maniera, smontandoli, e non perché non siano importanti, ma perché spesso e volentieri, guardandoli dalla lente dell'ironia, spesso si riesce a leggerli più chiaramente e spesso a spaventarsi di meno, e quindi a affrontarli meglio. Ecco, il libro di Isidoro Meli, La mafia mi rende nervoso, è anche questo, non è solo questo, perché poi è intrattenimento anche, ma è anche pensiero. Ci sono nelle letture fatte questa sera sia delle parti che sono maggiormente d'azione, delle parti narrative, ma ci sono delle parti anche che sono di pensiero puro, di considerazioni sulla Sicilia, sulla sua storia. Quindi è un libro che sa unire benissimo, un grande equilibrio, il serio e il faceto, che sa raccontare e che sa anche arrivare al lettore, sia al cuore del lettore sia alla mente del lettore. Ecco, è questo che gli scrittori devono fare, se poi sono scrittori nostrani, siciliani, è ancora meglio. Detto questo, ovviamente ne approfitto per invitare i nostri telespettatori al prossimo incontro che si terrà fra 2 settimane, il 27 di ottobre, sempre alle 18:30, sempre a casa San Filippo. Questa volta il nostro ospite sarà Tommaso Gianni, che ha il suo secondo romanzo con Einaudi, che, attenzione attenzione, non è ancora uscito in Italia, uscirà nei prossimi giorni, poco prima dell'incontro, quindi saremo fra i primi ad avere l'onore a poterlo presentare in Italia. Il romanzo si chiama Prima di perdersi, se cercate su internet trovate qualcosa già in giro, ma già ovviamente sul sito di Contemporanea, elalef.co/rassegna contemporanea, trovate la scheda dell'autore e la scheda di questo libro, che è Prima di perderti, e quindi vi invitiamo il 27 ottobre con Tommaso Gianni a casa San Filippo, ma ve ne parleremo più avanti. Grazie.